Mauro Valentini, giornalista e scrittore, autore del libro Mirella Gregori, cronaca di una scomparsa. Cronaca o inchiesta? Cosa c'è in questo libro? Ma in questo libro c'è un po' tutto. C'è soprattutto la cronaca di una scomparsa che avviene in una famiglia normale, una famiglia serena, lavoratrice, che di colpo, in una giornata assolata di maggio del 1983, non trova più una figlia di 15 anni. Soprattutto è questo, è il racconto di cosa accade in una famiglia normale per bene quando accadono cose del genere. Poi però il racconto evidentemente si sposta dal punto di vista emotivo a quello giudiziario, perché l'inchiesta intorno a questa storia non è stata fatta nei termini giusti e di questa ragazza non si è più saputo nulla. È il 7 maggio 1983, sono circa le ore 15, siamo in via Nomentana 91, secondo piano, scala D, suona il citofono, è qui che inizia tutto. Qui inizia il mistero della scomparsa di Mirella Gregori. Sono appunto il 7 maggio, sono le 15, una citofonata, un nome, Alessandro. Mirella ha qualche dubbio su se scendere o no, poi decide di scendere. Quindi da questa scala qui scende i due piani a piedi, percorre questo corridoio, esce fuori da qui e da qui in poi non sappiamo più nulla. Tra i tanti misteri toccati nel libro ci sono Alessandro e Sonia, sono due amici di Mirella che compaiono in questa storia con ruoli diversi, diciamo, e sulle cui posizioni forse non si è indagato con la necessaria profondità. Soprattutto su Sonia, alla luce di alcune dichiarazioni di un agente del SISDE. Sì, Sonia era la sua migliore amica. Era nel bar gestito dai genitori a un metro praticamente dal portone dove abitava Mirella. Mirella scende e sicuramente parla con Sonia, e questo anche la stessa Sonia lo ammette, che però non dice altro. Dobbiamo credere a Sonia, che in tre gradi di giudizio intervenuta come teste e ha sempre espresso la stessa tesi, e cioè che lei non sapesse dove Mirella stesse andando quel pomeriggio. Su Alessandro il discorso invece è diverso, perché quel nome compare come esca per far scendere Mirella, e allora probabilmente intorno a questo nome si doveva indagare un molto di più. Nel libro parla anche di Emanuela Orlandi, che scomparve 35 anni fa, dopo circa un mese e mezzo da Mirella, e anche lei a Roma. Indagini sempre in parallelo, forse un errore determinante per la sorte delle ragazze ed in particolare per Mirella? Ma c'è un silenzio tombale intorno alla sorte di Mirella fino ad agosto, da maggio ad agosto. Nel frattempo è scomparsa Emanuela Orlandi, un caso importantissimo di cui si comincia a parlare subito, e a un certo punto in una delle tante lettere misteriose scritte e inviate da questi fantomatici rapitori di Emanuela, si cita il nome di Mirella, e da quel momento in poi le due inchieste, in maniera secondo me colpevole, vengono agganciate, e a questo punto la sorte di Mirella viene legata alla sorte di Emanuela. In questa storia però la sensazione che abbiamo avuto leggendo le poche carte che ci sono di questa storia, di questa vicenda che riguardano Mirella, è che questo sia stato un errore determinante. Cioè questo legame intorno alla storia di Emanuela Orlandi ha fatto sì che di Mirella non si rintracciasse più nessuna opportunità di sapere che fine ha fatto. Dopo la caduta del muro, il giudice Ferdinando Imposimato volò a Berlino per fare un po' di chiarezza e scoprì un mucchio di depistaggi. Sì, in un intervento Imposimato, che stava indagando sul caso dell'attentato al Papa, incontra Günther Bonsack, che era il capo della controinformazione della Stasi, ma che lavorava la Stasi anche per tutti i paesi satelliti dell'Unione Sovietica. Ebbene, Günther Bonsack ammetterà che l'intervento su Emanuela Orlandi e quel tentativo di gestione del rapimento di Emanuela Orlandi era opera della DDR e della Stasi.
Su questo io credo che ci sia il segno tangibile di quanto sia la storia di Emanuela, ma soprattutto quella di Mirella, non siano legati a quel grande mistero che era dietro le mura vaticane. E cioè la sensazione che abbiamo, forse confermata anche e anche inascoltata, una conferma inascoltata da parte del direttore della controinformazione della Stasi, è che la storia di Mirella era tutta racchiusa in questa piazza, in queste poche centinaia di metri, e non andava cercata nei meandri di un intrigo internazionale. Alla luce delle indagini fatte, secondo lei, che fine ha fatto Mirella Gregori? Mirella, io credo, sia stata rapita, e la sua sorte sia una sorte drammatica per un incontro sbagliato, un incontro con una persona di cui lei si fidava e che in un pomeriggio del maggio dell'83 l'ha portata via dai suoi cari e l'ha portata via dalla vita. Io ritengo che la soluzione era a portata di mano, che era molto semplice, ma che in maniera molto miope non si sia colta immediatamente, in tutto quello che purtroppo i tanti casi di cronaca, anche di quel periodo, hanno dimostrato. Cioè, credo che il caso di Mirella Gregori sia diventato un mistero internazionale, un mistero anche della nostra Repubblica, solo per una miope mancanza di indagini proprio nell'atto immediato. Cioè, non si può aspettare mesi senza far nulla di fronte a una scomparsa di una ragazza che aveva una vita cristallina, limpida, una ragazza di solo 15 anni che viveva in contatto, in simbiosi con i genitori, e che se si spostava anche da qui al quartiere qui di fronte avvisava la mamma per telefono o per citofono. Ecco, sottovalutare questo aspetto è stato secondo me un errore grave, e un errore che ha tolto la serenità e la speranza a una famiglia per bene come quella Gregori.